Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voglio rilasciare un paio di parole, un commentino su quella che è la notizia di Arthur che si andrà ad operare. Come sapete, nella giornata di ieri pomeriggio tardi, ieri sera, più o meno, Romeo Agresti, Goal.com, insomma, ha fatto uscire questa cosa, questa notizia dell'operazione di Arthur. Non ho verificato se effettivamente è uscito o meno il comunicato Juve. Ma diciamo che si parla di questo come una cosa certa, ufficializzabile o da ufficializzare, però insomma parliamo di questo fondamentalmente. Ricorderete che l'operazione nasce da cosa? Nasce da quell'infortunio che ebbe contro l'Atalanta a, mi pare, dicembre del 2020, infortunio rimediato per un fallo non sanzionato in modo adeguato di Romero, se non sbaglio, e un altro dell'Atalanta. Da quel momento in poi ebbe questo problema di calcificazione della gamba, di una parte della gamba, di un osso della gamba, e quindi fondamentalmente questa calcificazione nel tempo ha provocato dei dolori, dolori che non è che non gli permettessero ad Arthur di ricorrere, giocare, eccetera, eccetera, però non gli permettevano di performare al massimo perché il dolore, quando, chiaramente essendo un dolore continuo, specie durante lo sforzo, quindi non nella camminata normale, gli dava problemi, quindi le sue performance sono state ridotte ed è quello che abbiamo visto chiaramente ed è quello che ha portato spesso Arthur a essere fermo in panchina, in tribuna, per cercare di recuperare dal dolore. Quindi fondamentalmente ha alternato delle fasi in cui giocava, delle fasi in cui recuperava, sempre mandando avanti una terapia che potesse, da quello che se, si dice, bloccare o reprimere quanto più possibile questo dolore. Ora chiaramente cosa avviene? Che non il comunicato, ma la comunicazione, che, cioè, la notizia, no? Che la cooperazione verrà fatta adesso, quindi al secondo giorno di ritiro da parte della Juventus, in cui Arthur ha fatto le visite mediche il primo giorno, come avete visto, viene fuori questa cosa qua che deve operarsi. Ha destato molte polemiche, e devo dire che inizialmente avevo fatto anche un video ieri sera per commentare un po' a caldo la cosa, però poi mi sono un po' non ricreduto, però ho voluto aspettare per vedere un po' di ipotesi. Ora, non sappiamo noi chiaramente, in quanto non siamo all'interno di Juventus, quello che è effettivamente la condizione di Arthur. Non sappiamo nulla, possiamo solo presumere, possiamo pensare, fare ipotesi, e chiaramente le ipotesi sono molto ridotte, specie quando chi come me, ma molti di voi, non hanno competenze in materia medica, fisioterapeutica, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che noi siamo un po' a guardare le cose. Quello che si inizia a dire, ed è un po' la motivazione parziale, insomma, del fatto che si stia pensando all'operazione adesso, è che Arthur aveva questa calcificazione ancora attiva durante i mesi precedenti. Ora, non so sinceramente cosa vuol dire, però fondamentalmente se questa calcificazione è attiva, non è operabile. Mi viene a pensare che come tutte le cose attive, cioè in crescita, comunque che stanno in via di peggioramento, a un certo punto, recentemente si è stabilizzata, la situazione finale è questa, e ora o si opera o chiaramente il dolore continua e basta. Quindi chiaramente il momento attuale potrebbe essere quello ideale perché si possa operare. Quindi probabilmente da fine dicembre a fine maggio, no, con la fine del campionato, non c'è stata questa possibilità per questa attivazione di questa calcificazione. Quindi poniamo il fatto che a fine anno non ci sia stata questa possibilità. La cosa che ci fa un po' storcere il naso è che resta un dubbio che ci perprime quantomeno di questa faccenda è che magicamente nel momento in cui arriviamo a ritiro, magicamente sia il momento corretto per operare. Di mezzo ci sono state le ferie, le vacanze anche per loro. Arthur non è, anche per forse motivo dell'infortunio, andato in nazionale a fare la Coppa America. Arthur ha fatto praticamente un mese e mezzo, no? Quasi 2 mesi di vacanze, e quindi mi viene quasi da dire che per quanto abbia continuato la terapia, gli allenamenti, no? Per recuperare da quella che è stata l'inattività in qualche modo, eccetera, eccetera, si sia voluto temporeggiare quanto più possibile, posticipando la cosa. Ora, è chiaro che ovvio che se rimaneva quel problema del fatto che la calcificazione attiva a fine anno non si potesse operare, però è anche chiaro che non è che magicamente questo problema si sia parzialmente risolto proprio nel momento in cui inizi il raduno. Cosa vuol dire? Che magari 2 settimane fa, 3 settimane fa, la situazione era già favorevole all'operazione, ma per motivi legati alle vacanze e a tutti gli altri motivi che non conosciamo, si è deciso di portare avanti la cosa all'inizio effettivo della stagione. Quindi, da questo punto di vista, rimane per quanto mi riguarda il dubbio che se non è che la tempistica sia magicamente proprio adesso sia operabile. Sicuramente non era operabile a fine anno, quindi 2 mesi fa fondamentalmente, però si è deciso comunque di lasciare tranquillo Arthur, di fare un recupero particolare, magari con delle terapie, degli esercizi, eccetera, eccetera, e arrivare in questa situazione deve essere operabile oppure meno. Tutto qua, questo potrebbe essere un po' il punto di vista, senza scendere poi in particolare i medici che non si competono. Chiaramente questo cosa vuol dire? I tempi di recupero sono abbastanza vari, c'è chi parlava inizialmente che fine agosto può ricominciare ad allenarsi, c'è
C'è chi parlava di 2 mesi, quindi più che un fine agosto andiamo a metà settembre. C'è chi parlava di rientro a novembre perché fa già il calcolo del fatto che si recupera dal problema, poi deve fare la preparazione che non potrà fare adesso. Quindi fondamentalmente mese più, mese meno, alla fine arrivi ad avere Arthur a novembre arruolabile. Quindi non sappiamo, vedremo in base ai comunicati quello che ci diranno. È un problema però, perché al di là di tutto, che sia un mese e mezzo, che sia fine agosto, metà settembre o novembre, il problema c'è perché poi un giocatore che nell'ultimo anno, a parte calcificazione, comunque qualche problemino l'ha dato anche prima di dicembre. Quindi non è un giocatore sul quale facciamo sempre affidamento dal punto di vista fisico e poi anche si è rivelato dal punto di vista tattico perché ha fatto delle partite molto buone, anche delle partite non buone, per quanto sia riconosciuto il suo buon livello. Il dubbio che rimane, cioè, è il fatto che questo non ci voleva, a prescindere da tutto, perché poi abbiamo comunque un centrocampo che per n motivi o è da rifare, o è da cambiare, o è da potenziare, o è... Per i motivi, il centrocampo è una di quelle parti che la Juventus, insomma, bisogna mettere mano, che magari ci metteremo mano, non sappiamo come in entrata e in uscita, però questo non ci voleva. Ecco, proprio in centrocampo, a centrocampo, è il problema forse maggiore perché ci portiamo già, come ho detto prima, un problema in centrocampo negli ultimi anni, lo sappiamo, ecco, portarcelo anche un altro problema legato a un giocatore presente che non è subito arruolabile, quindi non può crescere con un nuovo allenatore passo dopo passo, ma deve iniziare un po' dopo, può essere un problema. Speriamo di no. Speriamo anche, poi bisogna capire anche se Allegri come lo vede, come lo vedrebbe questo giocatore all'interno del suo gioco, ma insomma non è che proprio sia un bel inizio da questo punto di vista, quindi per quanto riguarda questo aspetto sono un po' perplesso. Aspetti i commenti qui sotto, speriamo di avere quanto prima comunicazioni e certezze riguardo alla sua condizione per poter parlare anche in ottica molto più certa di quello che sarà il nostro futuro. Forza Juve e alla prossima, ciao! Siamo sempre qua.